rivolgermi così per il rapporto umano e familiare che da subito, dopo le consegne di padre Paolo Galioto, mio predecessore, ci ha legati. Carissimi docenti e ragazzi, sono qui ad esprimere il mio semplice grazie e quello di tanti poveri che ogni giorno frequentano la nostra mensa dell'Antoniano Cristo Re. Abbiamo festeggiato con i poveri della mensa la festa dell'Immacolata e ci è giunto proprio giorno prima tanta abbondanza, olio, pasta, biscotti ed ogni bene dalla vostra scuola. Con questa mia semplice lettera voglio ringraziarvi poiché, vista l'emergenza economica e l'aumentare massiccio in questi anni del numero dei poveri, ci stiamo trovando in grossa difficoltà proprio su questi elementi basilari. La raccolta alimentare, fatta lo scorso ottobre, è già finita e ci troviamo sotto Natale a sperimentare una grande crisi. Pertanto, dopo la mia esplicita richiesta alla preside, mi sono visto recapitare i vostri doni, frutto del vostro sacrificio e della vostra offerta. Dirvi grazie è poco. Vi invito a venire, se ancora non lo conoscete, alla nostra mensa per vedere con i vostri occhi ed accogliere con le vostre mani i tanti poveri che battono le porte dell'Antoniano Cristo Re e che per 365 giorni all'anno non chiude mai le porte ai piccoli e ai poveri che hanno bisogno, sull'esempio di Santa Timpane. Pertanto, invoco su di voi, sulle vostre famiglie e sulla vostra scuola, la benedizione di Dio, perché ricogli e ricambi la vostra offerta con grazie e benedizioni celesti. Dio vi benedica, buon Natale. Padre Claudio Marino e i ragazzi e i poveri dell'Antoniano Cristo Re di Messina.